Radio Radicale, siamo con Michele Bordo, vicepresidente dei deputati del PD, dopo l'informativa del ministro della giustizia Bonafede sulla situazione nelle carceri. Allora, l'informativa del ministro in qualche modo è stata un po', diciamo, molto sorprendente, perché addirittura il ministro ha detto oggi che solo ieri sono arrivate delle mascherine monouso per gli istituti penitenziari. Allora, che giudizio si è dato della situazione? Volevo chiederle, perché qui c'è stato un piccolo giallo, se il ministro ha detto o meno in aula il numero dei morti. Ma il numero dei morti è noto, il ministro credo abbia fatto riferimento al fatto che ci sono stati 12 morti tra i detenuti. Mi pare evidente che siamo di fronte ad una situazione molto grave. Io credo che bisognava fare di tutto per prevenire ciò che è successo nelle carceri italiane. Io non escludo che possa anche esserci stata una regia, perché le rivolte ci sono state tutte quasi contemporaneamente. Dopodiché temo anche che la questione sovraffollamento delle carceri sia un po' sottovalutata. C'è un problema molto serio che riguarda il numero dei detenuti nelle carceri, su cui bisogna intervenire con determinazione, e io credo che la task force annunciata ci possa dare una mano per provare ad individuare qualche soluzione. Bisogna adeguare le nostre strutture, bisogna secondo me puntare molto di più anche su pene alternative, dopodiché devo anche aggiungere che però nulla giustifica le violenze, le aggressioni e persino le evasioni che ci sono state in questi giorni. Io credo che sia giusto individuare i responsabili di ciò che è accaduto, ma al tempo stesso io penso che il Ministro della Giustizia e complessivamente il Governo debbano fare di tutto per lavorare e andare incontro in modo serio alla necessità di ridurre il numero delle persone recluse. Il Ministro Bonafede ha detto che ci sono state 15.000 assunzioni nella polizia, 1.500 assunzioni. Allora, com'è possibile che in molti casi siano stati sopraffatti gli agenti della polizia penitenziaria? O non c'è stato un adeguato ricambio rispetto? Ma io ho sentito che alcuni rappresentanti sindacali hanno persino fatto riferimento al fatto che molti della Guardia Penitenziaria erano fuori per corsi di formazione o cose di questo genere. Quindi a dimostrazione del fatto che probabilmente c'è stata una sottovalutazione di quello che poteva succedere nelle carceri del nostro paese. Questo dipende dalla catena di comando? Dipende anche dalla catena di comando, e bisogna comprendere se tutti abbiano fatto fino in fondo il proprio dovere e se lo hanno fatto bene, perché questa è secondo me una questione che va verificata fino in fondo. Io per esempio, che ho visto da vicino che cosa è accaduto a Foggia, le posso dire che sono rimasto molto colpito dalla quantità di persone, di detenuti che sono evasi dal carcere. L'impressione che si aveva dall'esterno è che sembrava quasi che fossero stati aperti i cancelli, che era impossibile, no? Come se non ci fosse nessuno ad impedire che ci fosse quella evasione. Sono tutte questioni che secondo me andranno approfondite e bisogna comprendere se ci sono anche delle responsabilità dirette. Senta, se lei fosse il ministro e le fosse capitata una cosa del genere che non vedevamo dagli anni 70, ci avrebbe fatto un pensierino alle dimissioni? Ma io non credo in
questo momento che si possano chiedere le dimissioni del Ministro della Giustizia, e credo che lui... No, io non le chiedevo questo, le chiedevo se autonomamente... Ma no, io penso che noi in questo momento viviamo una emergenza molto grande ed è giusto che in questo momento ci si concentri sulle risposte che è necessario dare a queste emergenze, innanzitutto la risposta all'emergenza sanitaria, dopo con calma verificheremo anche se ci sono state delle responsabilità politiche rispetto a questa vicenda. Certo è che forse la catena di comando interna al DAP va sicuramente verificata, rispetto a questo forse ci vorrebbe più determinazione da parte del Ministro della Giustizia. Bene, la ringrazio molto della sua gentilezza, ringrazio il Vicepresidente dei Deputati del PD, Michele Bordo, grazie.